Una delle pratiche più importanti per specificare corpo e mente è la corretta respirazione. Oggi vedremo degli esercizi per riuscire a respirare a pieno ventre e pieno polmone. Questo che cosa ci serve? Ci serve a far arrivare più ossigeno, nel sangue e quindi a irrorare tutte le parti dove passa il sangue. In più ci serve anche per pacificare la mente. Perché stando nell'esercizio di inspirazione ed espirazione, in quel momento non pensiamo ad altro. È come se la mente piano piano si ripulisse e piano piano si pacificasse. Inizialmente troveremo un po' di difficoltà, cioè la mente inizierà a scappare, penseremo ad altre cose mentre stiamo facendo la respirazione. Non ci dobbiamo preoccupare. Utilizziamo una metodologia morbida, quindi vediamo i pensieri passare. Li guardiamo come se fossero una nuvola e li lasciamo andare e scorrere via. E la corretta respirazione serve anche ai nostri organi interni per fare spazio e quindi ripulisce proprio tutto il nostro corpo. Questo ci serve per riequilibrare la nostra energia. Adesso vediamo come si fanno correttamente questi esercizi. Prima di tutto, non dovremo sederci su una sedia come un sacco di patate, quindi così, ma una delle cose più importanti è portare in avanti i reni, portando in avanti i reni anche le spalle, senza fare, diciamo, fatica, saranno perfettamente dritte. Il collo rimane leggermente, con il mento leggermente reclinato verso il collo. Lo sguardo punterà a 45 gradi o addirittura potremo chiudere gli occhi. Dovremo pensare di avere una corda che ci tira sulla spina dorsale attraverso la fontanella. Le nostre spalle ricadranno perfettamente sul bacino e le gambe saranno leggermente reclinate in avanti con i piedi ben piantati per terra. Le mani inizialmente possiamo metterle morbidamente sulle gambe. A questo punto ci concentriamo su noi stessi e prendiamo tre profondi respiri. Nel primo esercizio metteremo le mani sul ventre, appoggiate morbidamente, terrò le spalle morbidamente che ricadono e le mani sul ventre. E da qui inspiro ed espiro. Ad ogni inspirazione gonfio il ventre e ad ogni espirazione lo sgonfio. Continueremo così per qualche secondo insieme. La seconda fase sarà quella di portare le mani al petto. Sento il calore delle mie mani che sono state irrorate dal respiro. Porto questo calore al petto e inspiro. Apro bene i polmoni ed espiro. Butto fuori l'aria. Continueremo così per qualche secondo. Mentre inspiro ed espiro, mi dirò in quando inspiro e out quando espiro, in modo che il nostro cervello e la nostra mente siano soprattutto nella respirazione, non pensino ad altro. In
ancora in e out. Sentirete probabilmente il cuore andare un pochino più veloce. È normale, è il cuore che balzella di gioia perché vi sta arrivando l'ossigeno. Notatelo e rimanete nella respirazione. Nella terza fase porto una mano all'addome e l'altra la lascio al petto e inspiro, riempio l'addome, salgo al petto ed espiro, scendo con tutte e due e svuoto entrambi. Il movimento circolare inizialmente verrà un po' difficile, piano piano ci verrà consueto. Morbidamente riportiamo le mani sulle gambe e rimaniamo qualche secondo con gli occhi chiusi, riprendendo il nostro respiro. Pieno ventre e pieno petto. Quando mi sento pronto, riaprirò gli occhi e tornerò nel mondo momento presente. La respirazione in questo modo ci permette di prendere un momento di pausa. È un po' come immaginare un rinoceronte in una cristalleria. Inizialmente la nostra mente sarà così, ci sentiremo chiusi. Ma se noi immaginiamo che questo stesso rinoceronte, invece di stare in una cristalleria, sta in un prato gigantesco, vediamo che può spaziare in maniera più fluida e divertita. Così è la nostra mente. Cerchiamo di fare un pochino di silenzio dentro di noi e dentro la nostra testa e sentiremo piano piano che la mente si allarga ed è come se fosse in uno spazio confinato. In questo momento dove siamo confinati a casa, è bene trovare un momento e uno spazio dove invece poter allargare i nostri orizzonti.